Amici cari, buongiorno. Siamo pronti per un nuovo testo senza senso? Io direi che sono pronta, un po' come tutti i giorni, il vostro appuntamento quotidiano con l'insensatezza e con il mio naso che mi prude e che quindi io mi vado a grattare così. Ah, bravissima. Anche un po' il mento. Ecco qua, titolo della canzone di oggi che mi viene proposto dal generatore è Costui il cammelliere. Andare, devo dire, che non mi dispiace già. Costui, questo qua, che è un cammelliere, va andare. Proviamo a generare un testo. Quest'oggi a 00, anzi no, qua tengo tutto. Qua metto delle celebrità, perché mi piace a me parlare, citare le celebrities. Quindi mettiamo celebrità, poi mettiamo professioni, vediamo se qualche celebrità ha una professione così parallela, oltre a quella di celebrità per l'appunto. Vediamo anche di mettere un po' di cose, secondo me, e di mettere, beh, gli arcaismi sono immancabili, direi. Generare il testo, costui il caramelle andare, sebbene assistere sempre. Estendere, chiedere bravo, accadere, sorgere apatico, sorridere, mancare, pesare, diffondere, toccato, costui, il cammelliere, andare. No, il caramelle. Perché io ho letto cammelliere? Ma sono ben. Com'è il caramelle? C'è uno che si chiama caramelle di cognome? Io sono stordita comunque. Vabbè, allora il caramelle però no. Costui, il. Voglio cambiarlo, non voglio il caramelle. Il cammelliere mi piaceva molto di più. Costui, il. Vediamo. Aspetta, aspetta. Ah, adesso lo becco. Costui, il. Chiediamogli un. Costui, il zoticone. Costui, il. Ma se io volessi tipo così, un sostantivo. Ecco. Costui, il subitaneo, il sapone. Costui, il bullone, andare. Invece di essere un bullo, è un bullone, cioè molto bullo. Dai, costui il bullone andare. Ogni tanto domani zappone. Servo trasformare dannoso, fuggire, morire muto. Sto morire. Lo teniamo oggi, va bene, generatore, lo teniamo. Tardi, Claudio Marchisio. Ok, non odiatemi, ma io non so chi sia. Potrebbe essere un calciatore. Oh mamma, che figuraccia terrificante. Claudio, non avermene, mi informerò. Cambiamo però, capito? Melissa Satta, so chi è. Tardi, Melissa Satta, oppure levare presto. Distruttivo noleggiatore, spesso doppio dopo storpio. Ma però un concetto un po' astruso. Tardi proprio, il fin, tardi. Allora voglio soltanto le celebrità qua. Tardi, grazie, sei veramente un amico. Ok, tardi, Gerry Scotti. Tardi, vediamo un altro. Claudio Marchisio, tardi Maria De Filippi e dai Gerry Scotti, vuoi Gerry Scotti? Mettiamo dai Gerry Scotti, tardi Gerry Scotti, questo qua lo cambiamo, Vasco Rossi, Arisa Albano, basta celebrità però, distruttivo no, anacardio, carote, spesso dopo, cacao, così. Una roba senza senso, veramente. Però d'altronde questo è. Allora, scegliamo una. No, scegliamo prima uno sfondo. E qua c'è del muschiazzo. Vediamo uno sfondo. Wow! Dai, uno sfondo sensato. Un bel gufone. Questa pubblicità neanche troppo occulta. Mettiamo uno sfondo dedicatissimo a Gerry Scotti, Vasco Rossi e Arisa Albano. Questo qua è uno schifo di bestia. Per esempio, ma ragazzi, non si trova mai niente di attinente. Ok? Ok. Torre di Pisa? Che brutto. No, poverina, non era neanche brutta quella pianta lì, però in quel con così sembrava un po' una bestia. Vediamo, vediamo, vediamo. Io vi dedico, cari miei amici superstars, vi dedico questi colori qua, questo qua, un po' geometrico, questo palazzone.
Che cioè, non ha nessuna attinenza con i nomi citati nel testo, ovviamente, ma noi chi se ne. Allora, costui il bullone andare necessita ovviamente di una base che adesso andiamo a sentire, tipo questa. Questa mi è sempre venuta malissimo e per mantenere la tradizione del fare delle robe orrende, la teniamo e la facciamo. Costui bullone andare per assistere sempre, estendere, chiedere, bravo, accadere, sorgere a padi. Sorridere, mancare, pensare, rispondere, toccato. Andare ogni tanto con mani in zappone, costui il bullone andare ogni tanto con mani in zappone. Oh, solo servo trasformare. Vasco Rossi, Risalvano.